mettendo a posto la carburazione. Noi, cioè io almeno personalmente, no, posto di questo, che per me il fatto di venire all'Alfa dovrei dire che è una specie di vocazione, può anche sembrare una cosa ridicola, no? Però dico, quando ero giù al mio paese, da ragazzino, no? E vedevo queste macchine belle, perché dico, io mi ricordo per esempio la Giulietta, la vecchia Giulietta, che vorrei dire che era la macchina che mi serviva più di tutti. E dico che già allora, no, mi sembrava una cosa molto bella. E cioè, nell'immaginazione anche di un ragazzino dicevo, ma chissà come sarà l'app, come fanno a fare queste belle macchine. E dirò che sto venuto qui anche perché volevo venire all'Alfa, a parte che non c'era il lavoro e tutto un assieme di cose, ma anche perché volevo venire all'Alfa. Poi c'è subentra il problema che prima di militare non ti pigliano, un sacco di cose, però c'è una cosa, appena mi sono congedato subito ho fatto la domanda per venire dentro, no? E sono venuto dentro. Devo dire, dopo tanto tempo, no? Una cosa che riscontra anche moltissimi miei colleghi, che dopo che un po' di tempo che sei qua dentro, se vai a considerare l'ambiente, se vai a considerare il modo come ti fanno lavorare, dovresti licenziarti e andare. Però fondamentalmente in noi viene, cioè c'è da dire che diventiamo fondamentalmente alfisti, no? Alfisti nel senso, non che siamo azionisti, perché dico, che abbiamo vissuto in questa fabbrica, siamo cresciuti anche politicamente in questa fabbrica, abbiamo maturato tante di quelle esperienze in questa fabbrica, no? Che a un certo punto ti tengono legato a questo posto anche per andare avanti a far nuove conquiste. Dico, quando si lavora con un motore come questo, che a tutti gli effetti, non secondo noi, ma dico secondo molti, no? Dico, è un motore che a livello mondiale non riscontra a tutti gli effetti paragone, no? Perché dico, a livello mondiale è tecnicamente più perfetto, forse anche il migliore. C'è anche una certa soddisfazione contribuire a far sì che questo motore, dico, sia parte integrante, dico, non so, dico, io dico sto qui, dico, ma è chiaro che se devo stare qui a mettere in moto e a controllare solo i cilindri, dico, ma vaffanculo, se veramente non mi interessa neanche, dico, fare sto lavoro da scemo, no? Dico, io voglio fare, dico, sì, questo lavoro, ma voglio, dico, anche quando c'è un difetto, andarla a vedere, andare a intervenire, andarla a eliminare, dico, così, dico, so che da questo motore non è uscito solo la firma sul cartellino che l'ho collaborato io, ma è uscita anche parte di me stesso, della mia giornata, dico, e non una cosa così, perché oggi come oggi non ci vediamo, al limite arriva questa vettura che è bella, dico, immancabilmente, magari, dico, io posso dire non c'è paragone, però dico, è anche vero, dico, che io sono 10 anni che lavoro qui, eppure essendo, dico, diciamo un affisto, un fanatico dell'Alfa, dico, non mi posso non sognare anche di comprarla. Questa è la macchina di chi c'ha i soldi, non è la macchina di chi lavora o di chi anche facendo sacrifici se vorrebbe permettere. Perché dire? Ma però quando l'esasperazione, io vorrei dire, della dequalificazione dell'uomo, no? E cioè il lavoro. Perché uno, se ha una certa soddisfazione nel lavoro, allora lo fa con passione, anche se vogliamo, nonostante il tutto, lo fa anche con passione. Ma qui proprio l'uomo, secondo me, non esiste, esisti tu come numero, punto e basta. Cioè, l'uomo, in fin dei conti, io dico personalmente, mi ritengo di essere una persona alla quale potrei dare molto, ma molto di più di quello che do. E in realtà penso che la spersonalizzazione dell'uomo portata a questi punti, a questi termini, non esista più altro modo per poter sfruttare l'essere. Vogliamo innanzitutto contare di più, non vogliamo essere dei burattini che ricevono ordini, dico, cioè io ti potrei dire l'opera dei pupi, io sono siciliano, vengo dalla Sicilia, vedevo l'opera dei pupi, c'era sempre chi tirava i fili, no? Dico, io non sono burattino e non lascio che gli altri tirino i fili per me, dico, e come medico tutti i miei compagni pensano in questo modo, noi vogliamo contare e decidere.